È una sfida testa a coda, è una sfida che sulla carta ha un pronostico chiuso, ma la bellezza e il fascino dello sport è che tutto può succedere, anche laddove tutto sembra scontato. La sfida tra Buonaonda e Real Stella è di quelle che sulla carta hanno un pronostico davvero definito, in quanto la formazione di Aprilia è prima in classifica a 12 punti, alla luce di 4 successi, nessun pareggio e nessuna sconfitta. Dall'altra parte arriva invece il fanalino di coda, il Real Stella, che al momento non ha ancora ottenuto alcun punto e che dunque cerca di ottenere il colpaccio proprio in una partita che sembra sulla carta proibitiva. Un cordiale saluto da Enrico Pasquali Coluzzi e da Angelo Stampadori. È già iniziata dunque questa sfida con la formazione di casa che prova subito a imbastire questa iniziativa. Scavetto sulla destra, la conclusione in porta da parte di Farinelli. Pallone sempre per Siniscalchi, si libera bene l'avversario, la conclusione, arriva il gol del vantaggio da parte di Modesti dopo 3 minuti. Dunque la Buonaonda passa in vantaggio. Modesti sulla destra per Siniscalchi, non riesce a calciare, poi si crea un presupposto favorevole per il numero 10 Siniscalchi, che va a segno 2-0. Errore clamoroso da parte della Real Stella, Siniscalchi non perdona, si ripropone ancora con questa manovra, non un granché questo lancio. Rallo, la conclusione potente, parata bene dal portiere Capozzi. Ancora Buonaonda che ci prova con questa ragnatela di passaggio. Arriva intanto la possibilità per Rocco, che viene fermato benissimo dal portiere Martelli. Contropiede che non si sviluppa, riesce Rocco all'ultimo a fermarlo. Poi riparte Toto, che sembra il migliore in questo primo scorcio di partita per quanto riguarda la sua squadra. Ancora Toto, ci prova con il destro sul primo palo, pallone sul fondo, non filtra il suo passaggio, iniziativa di Riccardi, il destro e la traversa colpita da Riccardi, non è finita. Attenzione a questa nuova iniziativa, Zigulic sbaglia tutto, attenzione a questo sinistro da parte di Toto, che non c'entra allo specchio della porta, riceve nuovamente da ultimo, uno sguardo ai compagni, poi apre il gioco a destra servendo Rogato, che è entrato bene nella partita, assist al bacio verso Rocco e gol del 2-1. Rimane comunque un gol di vantaggio alla Buonaonda, che adesso prova a ripartire con questa bella azione e il gol da manuale di calcio a 5 da parte di Gentili, che ha ricevuto da Modesti, transizione micidiale da parte della squadra di casa. Gentili, attenzione a Toto, perde il tempo del passaggio, Zigulic capisce tutto e prova adesso ad andarsene via centralmente, iniziativa interessante, tiro impreciso, disturbato Zigulic, il generosissimo calciatore con la maglia numero 6 del Real Stella. Poi Zigulic e poi il tocco di punta e in seconda battuta Luffarelli, che sta forse esagerando con questi dribbling da ultimo uomo, anche se adesso se la cava bene la formazione di casa con Gentili, apre nuovamente verso il centro Zigulic e c'è un gol meraviglioso di Luffarelli, un pallone d'oro dato con il contagiri e poi c'è stato un tocco felino, felpato probabilmente di tacco. Sì, è un ragazzo che la Buonaonda sta impiegando. È proprio Zigulic, va a segnare il gol del 6-1, puoi anche concludere questo concetto? Dicevo, è un ragazzo che la Buonaonda sta impiegando anche con una discreta continuità in prima squadra. Tutta la prima frazione. Conclusione in porta un po' sciabattata da parte del numero 8 Colella e poi va velocissimo Siniscalchi, che trasforma in oro come Remida questo contropiede, che si vede, Angelo, manca un po' di organizzazione. Adesso ovviamente dirò la parola nel momento in cui finirà questa nuova manovra offensiva. Conclusione a colpo sicuro da parte di Rallo e c'è stata la parata strepitosa del portiere Campolattano. Calcio d'angolo in favore della Buonaonda, il pallone che viene scucchiaiato e cacciato in porta in maniera splendida da parte di Zigulic. Che conclusione di Zigulic, altro paratone da parte di Campolattano. Contropiede da parte dello Stella e l'altra conclusione da parte di Toto, che finisce sul fondo, un'azione dietro l'altra. La partita ormai sta diventando davvero splendida dal punto di vista delle emozioni, delle occasioni. Zigulic ancora! Un fantastico Zigulic, che se n'è andato via sgusciando in mezzo a una difesa tutt'altro che irreprensibile della Real Stella e ha piazzato l'ottavo acuto di questa partita. Si creasse una voragine tra le due formazioni. Ancora Toto! Meraviglia! Da parte di Toto, una gemma da parte sua. Prova a destreggiarsi, poi restituisce nuovamente al capitano Schaper. 1-2 che si chiude, Schaper, salvataggio miracoloso da parte del numero 3, l'onnipresente spolmonato Zigulic, che salva tutto in una situazione piuttosto estrema. E poi prova questo pallonetto, colpisce il palo e la conclusione a colpo sicuro. Poi Toto, ancora lui,
Fantastico Toto che segna il gol dell'8-3. Adesso si avventura in questo dribbling perdendo palla ancora Toto. E questa volta ci mette una pezza Pignatiello. Ovviamente di questo se ne sta beneficiando Real Stella che ha modo e tempo di poter venire. E intanto Riccardi che sorprende tutti e due, oltre che la retroguardia dello Stella, e segna dunque la nona marcatura, che pensa per un attimo alla conclusione, poi cede a destra sempre per Rocco e poi c'è il gol da parte. Probabilmente l'ultimo tocco è stato di Zigulic, non siamo riusciti a vedere bene. Sì, comunque si tratta di un autogol. Intanto c'è questa iniziativa piuttosto baldanzosa e imprecisa. Poi Gravina ha affidato il pallone a sinistra e c'è il gol. Il gol del 9-5 che è stato realizzato questa volta con grande autorità e con grande qualità dal numero 9 Rocco. Campolattano che comunque ha già effettuato un paio di parate miracolose anche in questo caso, ma non può nulla però sul tapin da parte di Modesti dopo il tentativo di Siniscalchi. Arriva dunque la decima marcatura, va in doppia cifra la buona onda, è stato il giocatore che ha creato i maggiori pericoli ed anche tre marcature da parte sua, schema perfetto, meraviglioso, che è andato a buon fine. Difesa del Real Stella però che è sembrato un presepio vivente. Intanto non c'è intesa qui tra i giocatori in maglia orange, conclusione che viene neutralizzata dal portiere, non è finita, palo, incredibile dose di sfortuna aver ammainato bandiera bianca, e finisce qui un match che la buona onda ha dominato dall'inizio alla fine, seppur con qualche distrazione di troppo. Porta a casa il quinto successo la formazione di casa per il Real Stella, una battuta d'arresto prevedibile, ci sono stati dei buoni spunti offensivi ma la differenza tra le due squadre alla fine è apparsa piuttosto evidente, Angelo. Assolutamente sì, come abbiamo già sottolineato la differenza di valori tecnici in campo era molto molto evidente. Se uno vuole andare a guardare, anche per la squadra che esce sconfitta, vuole andare a guardare un aspetto positivo della partita, è stato quello che dal risultato acquisito è stato possibile poter schierare tutti i giocatori in movimento, tutti i giocatori che erano presenti in lista, e questo serve a far fare sicuramente esperienza ai ragazzi, ed è una cosa che ho notato ed è stata molto positiva e mi ha fatto molto piacere che ambedue gli allenatori hanno utilizzato tutti i giocatori a loro disposizione e li hanno schierati in campo e li hanno fatti giocare, e questo sicuramente sarà utile per tutti quanti, insomma. Ringraziamo dunque Angelo Stampatore per il commento tecnico, un cordiale saluto e ringraziamento da Enrico Pasquali Coluzzi in voce e da Gianfranco Marceddu che ha operato le riprese televisive.